Ciao Renzo! No, cerchiamo di avere un atteggiamento un po' serio. Anche così, cazzo. Boga! Boghi! Boga! Yes! Remo! Oh. Il cane ci sta guardando malissimo! Ci siamo! Buonasera, cuoricini! Era ora di farvi vedere! Abbiamo un ospite speciale. Abbiamo deciso di fare questo video sul ARG! ARG! Così ti butto fuori. Così non ci siamo, non puoi prendere tutto il soggetto, Renzo. Stavo dicendo, abbiamo deciso di fare un video per spiegarvi che attrezzatura usiamo sia a livello video che a livello di fotografie. Uno dei nostri punti di forza è il fatto che io e Filippo ci dividiamo, in quanto io mi occupo solo del comparto dei video e io del reparto foto. Quando abbiamo cominciato a scegliere i nostri accessori e la nostra attrezzatura, abbiamo dovuto tenere conto del fatto che operiamo in luoghi in cui non è proprio semplice girare, non c'è sicuramente la possibilità di avere un set, di allestire luci, non si lavora con la totale serenità, perché in un luogo abbandonato possiamo essere soli, possiamo non essere soli, potrebbe entrare qualcuno. C'è da ricordarsi anche il fatto che dove lavoriamo ci sono, come parleremo dopo, polveri e altre cose che ad alcune fotocamere possono non fare bene, quindi anche la tipologia di fotocamera deve rispecchiare il luogo più o meno dove noi andremo ad operare. Quindi sostanzialmente la priorità è quella di avere attrezzi che siano affidabili, che riescano a comportarsi bene, almeno per quanto riguarda i video, anche in funzione automatica. Non abbiamo tutto il tempo del mondo quando entriamo in un ex ospedale o in un ex albergo, è bene sempre operare non di fretta ma senza sprecare tempo. La videocamera che mi sento di consigliare più di tutte quante è la Sony AX53, che è quella con cui tra l'altro sto realizzando questo video. La Sony AX53 è sul mercato già da ormai 6 anni, ma a differenza di tante altre non la considero assolutamente un prodotto vecchio o datato, perché le caratteristiche che ha la rendono, a mio parere, per questo genere di video competitiva con tanti altri modelli analoghi in vendita oggi. Ha un'ottima resa in automatico, pur avendo anche un ampio grado di personalizzazione. Quando si fa questo genere di video, nella quasi totalità dei casi, i filmati vengono fatti in automatico. Si fa una ripresa unica e poi in fase di montaggio si fanno dei tagli. È sempre bene tenere la telecamera accesa. Non si sa mai quello che può succedere, quello che può accadere, ed è brutto poi perdersi qualcosa per aver risparmiato dello spazio sulla schedina di memoria o della batteria. Quindi è importante una videocamera che abbia un autofocus rapido e che in funzionalità automatica sappia esattamente cosa fare in base a dove ci si trova. Inoltre ha un sistema gimbal integrato, l'obiettivo già all'interno è stabilizzato meccanicamente e questo vi permette di avere dei filmati molto fluidi anche se vi state muovendo, se state strisciando, se state correndo. Un altro punto a favore della Sony AX53 è che è una videocamera da battaglia, quindi anche in condizioni di polvere, sporco, umidità, comunque continua a funzionare bene. Ha preso botte, ha preso... mi è caduta e nonostante questo ha continuato a funzionare egregiamente. Il microfono integrato della AX53 è un altro punto a suo favore, registra in 5.1. Per il video che facciamo io ho aggiunto un Rode direzionale, ma negli ambienti più angusti, dove magari non è pratico avere un microfono esterno per motivi di spazio, si comporta molto bene anche col suo microfono integrato. E infine un altro punto forte da non sottovalutare è uno zoom 30x. Ragazzi, vi salva la vita in tantissime occasioni, vi permette di riprendere dei dettagli, fare tutta una serie di inquadrature diverse, di variare il vostro stile di ripresa. Vi permette anche di superare dei limiti fisici. Eravamo l'altro giorno dentro questo stabile, ci capita questa stanza in fondo alla quale c'era un tavolo con una bellissima macchina da scrivere, peccato che il pavimento al centro avesse un buco, fosse completamente ricurvo e quindi onestamente andare ad aggirare non ci sembrava una buona idea. Uno zoom vi permette di riprendere dei dettagli, vi permette di riprendere i tasti quasi come se voi foste di vicino. Tre sono caratteristiche vincenti che vi fanno amare
letteralmente questa videocamera. L'unica cosa che si può aggiungere sul reparto videocamera è che ultimamente abbiamo aggiunto un DJI Home 4. Se non mi puoi contraddire, una figata per i video fatti con telefono. È una figata, è il termine tecnico proprio. È utilizzato comunque con i nuovi telefoni del momento. Io possiedo un Galaxy Note 20, lui un iPhone 12 Pro Max, che hanno già un'ottima stabilizzazione di loro senza questi oggetti, premetto, però con questi oggetti diciamo che puoi creare delle cose, video, dei video un po' più carini, innanzitutto perché puoi migliorare la stabilizzazione già presente nel telefono, seconda cosa, già di per sé hanno dei programmini, diciamo, dove tu puoi montare i video in automatico o comunque degli effetti video che puoi dare con questo oggetto, esempio da un filmato puoi ruotare la fotocamera. Per esempio puoi mettere la modalità follow me che segue l'oggetto che tu gli indichi. Esempio, io che non sono un gran videomaker, appunto, anzi non sono un videomaker, a volte mi diverto a fare qualche reel utilizzando l'aiuto di questo oggetto. E soprattutto di salvare la vita, perché noi sostanzialmente facciamo tutto quanto da soli. Foto e video li facciamo noi, l'editing, i social li curiamo noi. Ed è importante quando stiamo per lanciare un nuovo video, magari fare una piccola pubblicità, un trailer sui social. Ecco, i programmi della DJI hanno di buono che facendo due click selezionano i filmati e ti realizzano quello che è un reel verticale che può essere postato su Instagram, può essere postato su Facebook senza fare eccessivo sforzo. E dal momento che facciamo tutto quanto da noi, ogni cosa che ci semplifica la vita, che ci fa risparmiare tempo, è bene accetta. Non è un investimento gigantesco e secondo me è comodo per queste cose. Passando alla fotografia invece, io uso una Nikon D750, è una full frame da 24,3 megapixel, anche questa è un po' datata come la tua videocamera, però ancora sul mercato è una delle Ferrari, delle Nikon diciamo. Dal 2020 è andata fuori produzione purtroppo, quindi si troveranno solo usate. Come dicevo, una full frame, è tropicalizzata, tornando al discorso di prima, quindi è più protetta da agenti esterni. In teoria dovrebbe essere anche impermeabile, ma io sull'impermeabilità purtroppo credo sempre poco a qualsiasi oggetto. Ho iniziato con un Nikon 28-200 di bassa qualità, diciamo, a fotografare con le prime foto. Ultimamente abbiamo fatto un grande passo e abbiamo preso il Sigma Art 24-70 e questo è un ottimo, ma ottimo obiettivo. Anche questo ha la funzione di stabilizzazione, è un obiettivo con una messa a fuoco silenziosissima e velocissima e in più una nitidezza che è fuori dal normale dal mio punto di vista. E come puoi confermare da qualche foto forse che ti ho mandato, anche contate che noi almeno spesso facciamo molte foto, molti video, anche se da alcuni video magari non si può da vedere. È molto buio dove siamo, molto, è che andiamo in giro molto illuminati, dopo parleremo anche dell'illuminazione. Andiamo in giro abbastanza illuminati, quindi da alcune foto quasi non rende l'idea, ma andiamo in posti veramente bui, quindi come qualche fotografo può capire c'è da usare ISO molto alti, tempi di scatto molto alti e quindi a volte viene rumorosa la foto, la nitidezza a volte viene difficile. Questo obiettivo diciamo che mi permette di avere una nitidezza buona anche in posti molto scuri. E come ultima mia chicca in abbinata, io che ce l'ho sempre dietro, vola giù Venom, lo lascio lì. Niente, lo tengo su io, guarda. È un set da barbosi, come piace a noi. Ricordo che il Sigma Art ha un prezzo molto elevato, ma ne vale la pena. Invece come abbinata di solito che ho sempre dietro è il Samyang, che è il 14 mm della Samyang manuale, il modello low cost, però è un obiettivo veramente ma veramente figo, è veramente figo perché vi permette di fare delle foto eccezionali, anche questa ha una nitidezza veramente secondo me buona, oltretutto ti dico il prezzo di questo è 150 euro usato, io ti parlo di un usato, lo trovi sui 150 euro ed è un prezzo veramente ottimo, tra l'altro con questo ho fatto delle foto alla Via Lattea, al cieli stellati eccetera, sono eccezionali, lo consiglio se qualcuno vuole un grandangolare da fare foto in urbex o comunque anche paesaggistiche tipo Via Lattea o robe così, questo è un obiettivo che secondo me ve lo consiglio. Consiglio sempre di avere con sé una
seconda camera, un action cam perlomeno. Nel mio caso, la tasca di Doraemon. Nel mio caso come action cam uso la GoPro Hero 7 Black, che a mio esclusivo giudizio credo che sia l'ultima vera action cam prodotto dalla GoPro. Perché dico l'ultima vera action cam? Perché i modelli successivi sono pieni di fronzoli inutili. Però l'action cam serve ad avere una seconda camera che sia piccola e maneggevole, che possa essere messa più o meno dove se ne ha voglia e che continui a filmare indipendentemente da quello che succede finché non si scarica la batteria. E questo vi permette di avere magari dei filmati che non riprendete con la camera principale, e siccome succedono anche se siete prudenti, anche se riprendete sempre, nel momento in cui spegnete il tasto REC succede sempre qualcosa di interessante per la legge di Murphy. Ecco perché è importante avere questa seconda camera che funzioni sempre, che resista agli urti, alla polvere, all'acqua. Ne sono soddisfatto fino a un certo punto. Mi è capitato più volte che si bloccasse, che si spegnesse, e non va bene, perché dall'action cam non ho bisogno di riprese particolarmente qualitative, ho bisogno di riprese continuative per i motivi che ho detto prima. Se devo controllarla ogni volta, no, non è più un action cam. Infatti stiamo pensando un po' di cambiare. È capitato che ci siamo mangiati qualche ripresa che per sfiga non avevamo più perché non aveva registrato. Sia per le foto che per i video, una cosa che consiglio a tutti quanti di avere sempre a portata di mano è un minimo kit di pulizia. In Urbex non è che è consigliato, è necessario. In Urbex è necessario. Ragazzi, è necessario. Si lavora in ambienti impolverati, con intonaci cascanti, marci, basta solo passeggiare in quelle stanze che si sollevano quintali di polvere. La polvere si va a depositare sull'obiettivo, sulla macchina fotografica, si può avviare molto tranquillamente con, ve lo tenete in tasca, portata di mano, e più o meno a seconda del posto in cui andate, ma ogni 10 minuti ricordatevi una pompatina. Questo è quello per mettere il chip. Sì, è quello, sì, sui baffi. Assieme alla pompetta, per una cifra irrisoria, vi danno tutto il kit con pennellino, qualche pannetto. Come alternativa, almeno io uso queste, sono una cosa carina, sono queste salviettine che le usi per pulire le lenti degli occhiali solitamente. No Renzo, no, non fare l'errore di lanciarglielo. Niente, allora lo metto qua. Dopo tutta questa carrellata di strumenti che vi sarà già venuto il mal di testa, vi serve un qualcosa per contenerli e per trasportarli agevolmente. Gli zaini fotografici non sono una cosa da sottovalutare, anche per il prezzo, perché costano una fortuna. Nel nostro caso abbiamo trovato una marca che ha un eccellente rapporto qualità-prezzo ed è la Tarion. Io ho acquistato il fratello minore, mentre invece Filippo ha il fratello maggiore. Il mio modello più piccolo l'ho pagato circa una cinquantina di euro. Nel mio caso invece mi è stato regalato fortunatamente, e però se non erro costa 130 in offerta, se si trova, se no sui 150. Che rispetto magari ad altre marche un po' più note sono prezzi decisamente abbordabili. Ma veramente non avete nulla in meno. Questo zaino qua ha preso botte, ha strisciato. Stavo dicendo che questo è andato nella polvere, è stato sotto la pioggia, non ha neanche un graffio. Il modello qua piccolino ha anche il vantaggio che lo potete portare in aereo come borsa individuale, quella per intenderci che passa gratuitamente. Ed è composto da uno scomparto principale che potete regolarvi, perché tutte quelle che sono gli scompartimenti qua sono personalizzabili. La tasca per mettere borraccia anziché cavalletti ha la sua tasca a presa rapida. Qui potete mettere la vostra camera principale e voi semplicemente slacciando questa cerniera, quello che più vi preme avere sotto mano, lo potete estrarre da qui. Un'altra cosa comodissima è questa sacca superiore, che potete usare per un'infinita serie di cose diverse. Voi mettete le cose in questo spazio anche per dire, per viaggiare, non solo per fare urbex. Qua dentro ci può stare qualche cambio, camicie, magliette, mutande, si ripiega su se stessa e si ferma con le... come si chiamano queste? Clip. Con le clip. Dietro ha la sua tasca per il computer e per il laptop.
trascinato nella polvere dentro non è entrato un solo granello. Il fratello maggiore invece, che prima o poi dovrò acquistarmelo anch'io, non può viaggiare in aereo senza pagare il sovrapprezzo, ma ha tante cose ma. Qua c'è uno scompartimento tasche che adesso io ho smontato perché ci metto dentro principalmente dei faretti io, quindi qua ci metto i faretti e altre cose, cioè batterie, il nostro kit come abbiamo detto prima di pulizia, pompette, mica pompette, e qui comunque ci può stare tranquillamente o la sacca che vi ho detto prima, o comunque ci può stare qualsiasi cosa, da drone, non drone, qualsiasi cosa. Diciamo che questo è uno zaino da fotografia misto tracking, comunque premetto. Questa è una tasca rigida, cosa molto importante, è una tasca rigida molto comoda, e anche qua c'è il suo bello spazio, ci si può inserire quello che si vuole, anche qua si può inserire il tablet, il telefono. Io in questo caso ho questa sacchettina con le batterie, ci metto le gelatine dei faretti. Qua è tutto bello riparo perché la sua tasca è bella più che rigida. Qua c'è un'altra tasca superiore dove ci si può mettere i vari oggetti. In questo caso io ho gli oggetti che mi servono subito, per questo caso l'urbex, i guanti, torcine piccole e altri attrezzi vari. Poi passiamo al reparto foto, almeno nel mio caso, perché questo zaino è tutto settabile come si vuole. Ci sono 2 milioni di separatori che io non ho montato perché non mi servono tutti, però qua si apre, volendo qua si può mettere il nostro computer, qua c'è una bella tasca profonda, si apre ulteriormente e qua come vedete ci vanno tutti i nostri obiettivi, macchina fotografica sopra, c'è un'altra taschina qua dietro volendo ci mette il computer, compreso della sua sacchettina che lo copre tutto. Ah, si dimenticavo, anche il fratello minore ha compreso nel prezzo una cover come questa. Sì. Tutti e due gli zaini sono antipioggia, ma in caso di molta acqua, pioggia battente, vi danno questa copertura qua, ve la mettete sopra lo zaino e continuate a girare a piedi sotto acqua, sotto neve, non vi si bagna assolutamente niente. Lo zaino da trekking, cioè ovvero c'è la regolazione degli spallini, i suoi agganci per diminuire il peso sulle spalle. È fatto bene, c'è le taglie in base al fisico, quindi lo alzi, lo abbassi come vuoi, c'è tutte le imbragature per chiudersi davanti. Io però se fossi in voi mi dico, ma perché vi portate dietro tutta questa cosa per fare urbex? Dipende ovviamente dalle esigenze di ciascuno. Noi ci portiamo dietro molta strumentazione perché vogliamo creare un certo tipo di video che corrisponda a quello che è il nostro gusto. Poi non è sbagliato andare semplicemente con una GoPro o con un Insta360 o anche semplicemente col telefono. Chi magari ha preferenze simili alle nostre, ecco, può partire da un'attrezzatura del genere. Non sottovalutate mai la comodità, perché di solito è l'ultima cosa a cui si guarda, si preferisce risparmiare qualcosina in più ed avere degli attrezzi più scomodi, più pesanti. In fase di acquisto sembra una buona idea, quando poi ci si trova lì ci si rende conto che è stata una pessima idea. Ci sono luoghi che si visitano in un'ora, mezz'ora, e non riguarda solo l'urbex, possono essere anche gite, escursioni. Poi ci sono luoghi invece, abbandonati e non, che si visitano in 4, 5, 6 ore. Un peso mal distribuito diventa veramente massacrante, te la rende un'esperienza ancora più faticosa di quello che già è. Un'altra cosa di cui si è accennato, ma che è molto importante, ragazzi, quando andate a fare urbex, luci adeguate. La torcia del telefono non basta, vi occorreranno sicuramente delle torce, e poi per le riprese invece anche dei faretti fotografici. Chi ama invece le riprese o le foto da prospettiva aerea, un drone particolarmente comodo, piccolo e maneggevole, ma che vi dà dei grandi risultati, è il DJI Mini 2. Da smontato è poco più grande di un pacchetto di sigarette, fa filmati in 4K fino a 30 fps e soprattutto non vi serve la patente per poter utilizzare questo modello, perché il peso è inferiore a 250 grammi. L'unica cosa veramente obbligatoria è l'assicurazione e anche
la registrazione come pilota sul sito. L'ultimissima precisazione che facciamo prima di chiudere: abbiamo parlato di tutelare le macchine fotografiche, le videocamere, gli obiettivi. Anche noi dobbiamo tutelarci da polveri, da muffe. La maggior parte degli stabili che ha una certa età, e quindi la maggior parte degli stabili abbandonati, è stata costruita con ampio uso di amianto. È ormai fatto di cronaca noto, altamente tossico, e con tossico intendo dire cancerogeno. Quando si sgretola e rilascia della polvere, respirarla non fa bene. Con un piccolo investimento, stiamo parlando di 25 euro, potete dotarvi di un respiratore con filtri adatti alle polveri sottili. Lo trovate in un qualunque negozio che vende dispositivi di protezione individuali. Comprate il respiratore e a parte una coppia di filtri specifici per le polveri sottili. E a proposito, io ho un certo languorino, si è fatta anche ora di mangiare. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like, sostenete il canale iscrivendovi, attivando la campanella. Sto morendo di fame. Che? Ciao, c'è di fuoco.